Ciao a tutti, oggi prepareremo le patate alla savoiarda. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono patate tagliate a fette, burro fuso, fontina, scamorza, parmigiano grattugiato, latte, sale, pepe e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Il sale, chiudere con il coperchio, posizionare il varoma, chiudere con il coperchio e cuocere per 25 minuti, temperatura varoma, velocità 2. Trasferire la metà delle patate in una pirofila ben imburrata. Mettere un po' di sale. Un po' di pepe. La metà della fontina. La metà della scamorza, una parte del parmigiano, mettere il resto delle patate, mettere il sale, il pepe, la fontina, la scamorza. Il latte, e il burro fuso. Spolverizzare con il resto del parmigiano. Cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per 30-35 minuti. Le patate sono cotte, lasciare intiepidire prima di servire. Patate alla savoiarda. Grazie e alla prossima ricetta.